Salve a tutti in questa nuova parte di Dragon Ball Z Budokai 3, la compagnia di Stefano. Ciao. Alla scorsa parte abbiamo finito finalmente l'ecesa. Adesso iniziamo forse Twins o Krillin. Sì. Allora, prima di iniziare, una chicca su Dragon Ball Super. Praticamente, cioè, io vabbè, così guardando qua e là, perché poi non l'ho più seguito bene, ma è uscito il capitolo del manga, mi sembra il numero 6. Devo dire che insomma, per come si erano messe le cose, per i fans di Gohan, sono stato contento che c'è stato un addio a Gohan come combattente, un degno addio a Gohan come combattente. Non so se tu l'hai visto, se tu hai vedendo il capitolo e hai capito a cosa mi riferisco o no. Sì, più o meno sì, a parte che noi siamo già nell'anime, siamo già al... No, sì, io sto parlando del manga, adesso, del manga di Dragon Ball Super. Sì, infatti, dimmi un po'. Hai capito cosa intendo, no? A un certo... Che in pratica, quando dovevano decidere gli abbinamenti, cioè, decidere chi partecipava al torneo nella squadra di Bills, diciamo, praticamente Vegeta, cioè, tutti che si chiedevano, ma perché Gohan è ridotto così, no? Non fa niente, debole, tutto, no? Allora Vegeta dice, propone Gohan, no? E dice, onestamente, finalmente, almeno per l'ultima volta, forse nella storia è stato ripetuto, Gohan dice ha più potenziali, potere nascosto di tutti noi, cioè di Goku, di Vegeta e di tutti gli altri, no? E allora Goku gli dice, ma sei matto, cioè ormai Gohan è un topo di biblioteca, cioè ha perso il suo kimono da combattimento. Sì, ha perso il suo kimono da combattimento, ormai non combatte più, e Vegeta dice, che delusione, allora cosa facciamo? Cioè, voglio dire, purtroppo io qua devo fare una considerazione. Sì, ma in generale, no, io devo fare una considerazione, cioè, tutti noi fans di Gohan dobbiamo accettare una cosa, cioè, lui ci è sempre piaciuto anche perché aveva questo potere nascosto più forte di tutti gli altri, l'abbiamo visto con Gohan Supremo, allenato, cioè, potenziato da Kaioshin, che era molto più forte di tutti, eccetera, a parte Vegeta e tutto, no? Però, se amiamo Gohan come personaggio, dobbiamo accettare che lui sin da quando aveva 4 anni ha sempre detto di non amare il combattimento e di voler dedicarsi a diventare uno scienziato. Quindi dobbiamo, insomma, seppellire. Ma vabbè, il GT non conta perché non. Però diciamo anche nel fine Z si vede che manco partecipa al torneo, lui così, eccetera. Quindi voglio dire, ormai bisogna accettare che Gohan sarebbe il più forte se si allenasse, come lo è stato quando o si è allenato, è stato potenziato, eccetera. Però non ama combattere, quindi rispettare il fatto che non sarà un personaggio di sfondo, che sarà un non combattente. Quindi dovremo, appunto, se saranno Goku e Vegeta a affrontare la situazione, possiamo ancora sperare leggermente su Goten e Trunks, ma Gohan ce lo dobbiamo dimenticare perché è un personaggio fastidioso. Cambia di generazione, quindi ci saranno... Sì, magari ci sono Goten e Trunks, sì, però Gohan ce lo dobbiamo scordare come personaggio e sarà un personaggio... Allora, si chiamano Goku, quindi... Sì, no, ma perché è un personaggio fastidioso e scomodo proprio per Goku, cioè per gli autori, perché dato che era più forte di Goku e bastava che era allenato ed era più forte di Goku, non si sapeva come collocarlo, dato che i fans vogliono vedere Goku fare le battaglie, eccetera. Quindi si è pensato di fargli seguire la sua indole, la sua vocazione interiore, quella di diventare uno scienziato e di non combattere. Però ribadendo, perlomeno, forse l'ultima volta, ribadendo che lui sarebbe il più forte. E, cioè, alcuni hanno già fatto un'ipotesi che sarebbe troppo interessante, troppo figa, che l'altro dio della distruzione, Champa, lì come si chiama, dato che dice dobbiamo anche noi... Sì, dice anche, dato che loro hanno alcuni Saiyan, dobbiamo prenderli anche noi. Che prenda proprio Gohan, quindi... Esatto, potrebbe essere nel loro universo, dici, chissà che cosa c'è, potrebbe esserci una storia avvenuta in modo simile a quella dell'universo di Beerus, però con delle differenze. Potrebbe esserci una storia dove Goku è morto definitivamente, dove Gohan è nato... tipo il futuro di Trunks. Sì, esatto, ma magari il futuro di Trunks è uno di quelle dimensioni, cioè in realtà era fatto da un viaggio nel tempo, quindi non penso. Qua qui è una curiosità per allora, vediamo, allora, Krillin, sì, Arti, Krillin Arti proprio a bomba. Licenza, sì.
Quindi praticamente, ecco, quello dicevo, no? Che Gon, potrebbe esserci un Gon fortissimo dell'altra dimensione, dove Goku e Vegeta sono morti, e dove lui ha dovuto, sì, non come il futuro di Trunks, diciamo come la serie di Majin Buu, se Goku e Vegeta fossero rimasti nell'aldilà. Questo, cioè, io spero in questo, perché sarebbe veramente una cosa molto bella. Cioè, vediamo, cioè... potrebbe essere tutto. Ovviamente la gente pensa a chissà quali Saiyan potrebbero venire fuori. Penso che si debbano scordare roba filler tipo Broly o simili, perché non ci saranno mai. Ci saranno cose ufficiali, penso. E quindi spero, vedremo. Spero che non ci siano nella... No. Cioè, ci sarà interessante vedere. Ma io spero che non ci siano solo i Saiyan. Ma io anzi, spero più che altro nell'universo quello là, che ci siano anche i due che ci sono nel Dragon Ball Xenoverse. Ma vabbè, allora quelli lì sono, viaggiano tra vari universi, un discorso un po' diverso, però quelli lì comunque è una cosa che avviene, sì, ma avviene un secolo dopo, quella cosa lì è presto, cioè quella lì è la trama del futuro, quella lì è la trama del futuro. No, io già Beerus ha detto che ci sono praticamente, c'è un altro guerriero della sua squadra oltre a Goku e Vegeta. C'è uno ancora più forte di loro. Io spero che non sia un Saiyan, che sia un guerriero potente di qualche razza, non lo so. E anche che nella squadra di Ciampa ci siano degli altri non Saiyan fortissimi. Perché tipo quel quanto li lanci. Sì, insomma, quelli. Naturalmente ormai diciamo che tutti questi devono essere esseri assurdi a livello di divinità. Perché ormai, cioè, il livello è quello. Per cui inutile pensare a cose a livello Super Saiyan, cioè no, ormai saranno guerrieri che magari erano di forza normale in passato come molti altri, però hanno raggiunto lo status divino facendo quel salto che ormai, se non fai quello, sei tagliato fuori, da quanto si capisce ormai. Quindi vedremo. Freezer ad esempio. Sì, Freezer ad esempio, avendo fatto quel salto, è tornato in auge. Potrebbe essere un qualsiasi combattente del livello tipo Freezer, così, che in passato era stato come Freezer e che poi allenandosi è diventato divino, eccetera. Vedremo. Boh, adesso vedremo un po'. Perché io sto aspettando che finisca la saga della ritorno di Freezer, per capire cosa faranno. Dopo le competizioni. Fanno... Sì, no, ma... Lo vedremo nel manga prima ancora dell'anime, perché nel manga mi sembra che la trama della cosa di Freezer non ci sia. Sì, è solo per far vedere che non vuole vedere. Sì, però strano che nel manga c'era la parte di Beerus sulla Terra, ma non quella della resurrezione di Freezer. Boh, vediamo, aspetta un altro, guarda. Sì. Un'altra abilità? Sempre arti. Ok, poi guarda, abbiamo fatto un po' l'allenamento, un po' i sei bandi, un po'... Sì. Sì, Krillin purtroppo non fa quasi niente qua. No, vabbè, cioè, aiuta contro un'acqua. Sì. È su una mecca che fa un po' di più, diciamo. Ah, guarda, è già finita la saga. Sì. Sì, certo. Cioè, neanche contro Vegeta. No, infatti. Ma perché non combatti neanche contro Vegeta, quindi? Sì, no, lui no, cioè, diciamo che aiuta con la sfera. Ragazzi, è finita già la parte, cioè. Sì, aiuta con la Genkidama lui un po', ma diciamo un po' così, non è che... Niente, ragazzi, se vi è piaciuta la parte, mettete mi piace, iscrivetevi, ciao.